Mario Carraretto, grazie intanto per essere qui con noi e per aver accettato questa intervista. Grazie a te che mi hai chiamato. Sono qui per rispondere a quello che... Diciamo, ho avuto fortuna di capitare nel momento giusto lì in aeroporto a Fiumicino tramite National Geographic, perché poi è stato loro che l'hanno trasmesso su Sky. Hanno girato una serie su tutto ciò che faceva la polizia di frontiera lì in aeroporto, quindi che la polizia di frontiera che fa parte della polizia di Stato. Droga, droga, chabot! Due battute che ricordi con E questo è anche un analgesico per il mal di schiena. Io ho detto, adesso andrei a fare l'elettricista a Regina Celio, non mi ricordo se Regina Celio o a Rebibbia o a Civitavecchia, adesso no. Comunque adesso andrei a fare l'elettricista in carcere, perché chiaramente, vista la situazione. Il carnevale di Rio e viene a vedere il carnevale di Venezia. C'è una parte di realtà a volte molto dura, no? Beh, sì, diciamo la realtà è dura, nel senso che spesso e volentieri anche per noi non è facile rimanere indifferenti alla persona che hai davanti, anche se sta commettendo un fatto illecito come il trasporto della droga. Diciamo che ti capitano davanti, e sono capitate realtà di persone che disperate, che cercavano, era per loro l'ultima sponda per cercare di fare dei soldi per poter poi mandare magari avanti la famiglia che si trovava in Venezuela, piuttosto che anche in Grecia o da altre parti dove chiaramente la vita è veramente dura, in altri Certo. paesi particolari. Quindi sfruttano anche queste le criminalità. Le vaste organizzazioni criminali organizzano anche queste persone, cioè utilizzano queste persone. Diciamo che comunque c'è sempre una regia, un grosso gruppo, come dici tu, di organizzazione mafiosa dietro queste, diciamo, Per il 99% sì, è difficile che il singolo si organizzi da sé per poi portare un quantitativo e poi rivenderla per conto proprio. Normalmente c'è sempre un'organizzazione che organizza dal viaggio del personaggio a farlo incontrare con le persone dove deve caricare il carico, dove prendere il carico e arrivare in Italia e poi fargli consegnare il carico a persone di loro fiducia. Le forze dell'ordine devono essere pronte a tutto. Le mafie nostrane, chiamiamole così, hanno un po' abdicato a quelle internazionali, a quelle al di fuori dell'Italia, oppure la situazione è rimasta pressoché, non so, penso magari a delle collaborazioni tra la mafia Ma italiana e quelle quello straniere? dipende. Per quanto ne sappiamo noi, c'è la mafia nigeriana che ha un suo peso ormai, per cui si organizza dalla Nigeria, manda giù le sue persone a fare i carichi. E diciamo 9 volte su 10 queste persone sono degli ingoiatori, gli ovulatori, più che trasportare in bagagli o meno. Quelli che arrivano in aeroporto sono ingoiatori, quindi hanno gli ovuli all'interno, che noi scopriamo soltanto poi facendogli un attacco in ospedale. Cioè, ci sono i presupposti per dire molto probabilmente questo è un corriere. Però poi la conferma l'abbiamo soltanto in ospedale con l'attacco. Una volta si faceva la lastra, adesso si fa l'attacco. Un pigiama per Dio. Sei pulito? C'è più pigiami che mutande. C'è sempre un punto di partenza perché voi comunque avevate già in mente chi bene o male fermare, cercavate sempre dei nomi. Noi sapevamo già chi fermare, indipendentemente dal fatto, perché diciamo che in aeroporto. L'aeroporto di Fiumicino è una linea di frontiera.
spesso e volentieri, i vari uffici interregionali che sono le squadre mobili di tutta Italia, magari svolgono indagini su traffici internazionali, poi hanno una grossa indagine e a loro l'indagine sta continuando, a loro non serve comparire in quel momento, ma serve fermare la persona che porta il carico, di modo che nel momento opportuno, poi quando andranno a chiudere l'indagine per richiedere le ordinanze e quant'altro, hanno la prova che effettivamente tutto quello che avevano ipotizzato è vero, cioè nel senso a Fiumicino tale giorno è stato fermato tizio o tizia con tot chili di droga, di sostanza stupefacente, perché gli era stata ordinata dall'organizzazione. Quindi loro cercano di andare all'organizzazione, noi fermiamo magari i corrieri. Quindi diciamo, noi spesso lavoriamo per gli altri uffici, in maniera autonoma è molto più difficile. È chiaro, si lavora anche in maniera autonoma, perché questo è successo, però diciamo, è un fatto un po' più raro per gli stupefacenti. Lavoriamo spesso in maniera autonoma su altri tipi di reati. Chi opera in aeroporto materialmente siamo noi. Conosciamo il volo, conosciamo come acquisire la lista, sappiamo tutte quelle cose, tutti diciamo, quei trucchi del mestiere, tutte quelle informazioni che in aeroporto sono essenziali, siamo esperti noi in materia perché stiamo lì e quindi quello facciamo. Spesso e volentieri veniva anche dall'estero, cioè nel senso magari si accorgevano che c'era una persona sospetta che ormai si era imbarcata sul volo, non facevano più in tempo loro a fermarla, per cui ci avvisavano e noi operavamo sul volo in arrivo. Certo. Sapevamo che a tale ora arrivava il volo da, ad esempio, San Paolo, per fare un esempio, e c'era a bordo tizio, si prendeva, si faceva il servizio, lo si individuava, certo, e poi gli si faceva il controllo. Che poi spesso non è che era sempre positivo, a volte anche negativo, quindi non è... Certo, ci sono. No, questo per dire che comunque la filiera poi delle collaborazioni tra le varie polizie, tra i vari uffici, era sempre scarto minimo, o quasi nullo. È essenziale questo, è essenziale, perché se così non fosse non riusciremmo a fermare un bel po' di corrieri. In realtà la TV poi non è tutta finzione. Assolutamente no, perché non poteva essere altrimenti, non poteva essere differente la situazione. Si improntavano gli interventi della TV in base ai casi che noi avevamo. Davano tutti anche l'autorizzazione per essere, come dire, divulgati, nonostante questi reati molto pesanti? Allora, la maggior parte, almeno per gli episodi che sono andati, tutti quelli hanno dato la loro liberatoria. Ci sono stati altri episodi che sono stati registrati, non sono andati in onda, di cui la liberatoria non è stata data. Quindi. Per cui se verranno fuori, sicuramente con i volti pixelati. Questo è quanto, cioè, la produzione lì forniva cercava l'autorizzazione per la liberatoria, gli veniva data il personaggio che era stato fermato e poi veniva arrestato o liberato, perché ci sono anche andati pure alcuni episodi che sono stati negativi, quindi davano la loro liberatoria. Quanto è importante secondo te parlare di queste, diciamo, di queste vicende e offrire un po' al pubblico anche, diciamo, come dire, questa presenza dello Stato? Secondo me è importante. È importante perché comunque fa vedere che lo Stato non si ferma davanti ad alcune situazioni, cioè non è inerte come può sembrare a volte. Cioè, le persone che lavorano per lo Stato in quel momento cercano di fare il loro lavoro, lo cercano di fare al meglio, quindi cercano di fermare questi tipi di traffici che comunque sappiamo benissimo cosa portano all'interno del traffico di stupefacenti, porta soltanto disperazione per tanta gente, se non addirittura la morte, quindi questo è distruzione di famiglie o quant'altro.
Un esempio che soprattutto in questo momento particolare storico forse è utile anche per i più giovani. Io lo spero, spero che sia così, me lo spero e me lo auguro vivamente. Il problema secondo me è che vedere sì queste cose è fondamentale, ma forse i giovani dovrebbero vedere le vere conseguenze che portano queste storie, cioè dopo, una volta, vedere persone che per strada vivono come barboni perché sono state rovinate dall'uso delle sostanze, o si trovano in ospedale perché sono andati in fin di vita per l'uso di sostanze, o piuttosto che aver rovinato delle intere famiglie per l'uso di sostanze tipo la cocaina per stare sempre, diciamo, come si dice, a mille, e poi non si riesce a ritornare con i piedi per terra nella realtà quotidiana. La realtà quotidiana è diversa da quello che può essere comunque un mondo artefatto, secondo il mio punto di vista. Questo è perché uno si deve misurare con il mondo quotidiano, con le proprie forze, non con aiuti particolari che poi nel momento in cui si lasciano crolla tutto. Passare anche il discorso che la vita è anche sacrificio, o soprattutto sacrificio. La vita è sacrificio, la vita è sacrificio. Diciamo, a meno che uno non nasce ricco di famiglia, allora è un po' più semplice la situazione. Ma se uno nasce nella normalità della popolazione che c'è, la vita è sacrificio. Uno deve lottare e conquistarsi quello che riesce a, diciamo, a conquistare i propri sogni. Innanzitutto non dobbiamo, i giovani non devono smettere di sognare, però per arrivare a quel tipo di sogno poi però lo devono fare in una certa maniera, non cercando vie, traverse o altre situazioni, fare soldi facili o cercare di fare soldi facili, che possa essere l'uso di sostanze o il traffico, lo spaccio o l'utilizzo, come si è visto ultimamente, di taluni generi di messaggi tramite i social. Questo è. La vita è sacrificio, però ci sono sacrifici che normalmente vengono ripagati, e poi bisogna adattare la propria vita a quello che ti dà in quel momento. Non bisogna mai cercare di fare il passo più lungo della gamba. Io ho cercato sempre di lavorare con il sorriso, la battutina con chi cerca di prendermi in giro dall'altra parte, o comunque di lavorare sempre con un po' di gioia, perché uno va a lavorare, quando vai al lavoro cerchi di passare la giornata lavorativa in tranquillità e con allegria, anche se poi i temi che affronti, le problematiche sono importanti. Però, se non affrontiamo la vita di tutti i giorni in questa maniera, considerando che il lavoro ci prende 3/4 della nostra vita, più o meno, se non l'affrontiamo in quella maniera, poi usciamo fuori torniamo a casa che siamo distrutti, tristi, e questo non può, almeno dal mio punto di vista, non può essere. Poi mi ritengo fortunato perché ho fatto un lavoro che mi piaceva, che mi è sempre piaciuto, per cui mi ritengo nella mia vita una persona fortunata, aver potuto fare quello che mi piaceva. Però prima di arrivare a questo, insomma, ho fatto, Ci sono prima di stati dei entrare in sacrifici. prima di entrare in polizia, ho fatto altre cose, insomma, non sono stato a guardarmi intorno. Quindi quello, detto, mi ritengo fortunato. Personaggio non mi ritengo assolutamente. Questo, quello che avete visto, quello sono io. Comunque, fuori, dentro, nella realtà, mi piace ridere, scherzare. Non voglio mai prendere in giro nessuno, se nessuno pre Assolutamente. premesso che nessuno debba prendere in giro me. E quindi, quando qualcuno mi diceva, c'è, ma non c'è,
No, non sono stato io. No, non lo sapevo che c'era. Insomma, diciamo. Una o due battute che ricordi con io ce le ho più o meno catalogate tutte, come quella dell'idraulico, cioè ce ne sono varie. Quella dell'elettricista? Quell'elettricista che faceva l'elettricista, io ho detto adesso andrei a fare l'elettricista a Regina Celio, non mi ricordo se Regina Celio o a Re Bibbia o a Civitavecchia, adesso no. Comunque adesso andrei a fare l'elettricista in carcere, perché chiaramente, vista la situazione, cercano manodopera anche in carcere, non è che se vuole lavorare, cioè, c'è un mestiere, quindi quello è. Oppure quello che aveva il preservativo negli slip, che sembrava un super dotato, dice il famoso, ma dice, ma chi sei, Rocco Siffredi? Vengono spontanee, certo. O almeno a me sono venute spontanee. Sì. Senza... Ti volevo chiedere semplicemente una tua riflessione, se senti qualcosa da dire. Abbiamo parlato di grosse organizzazioni che utilizzano queste persone, spesso gente, povera gente che è costretta, diciamo, no? Però non fraintendiamoci, costretta nel senso che vede il guadagno facile per svoltare la vita. Quanti soldi ti avevano dato per questo? 3.000 euro. 3.000 euro? Nessuno io mi procurava per poter pagare questa mercatoria. A loro tu senti... di dire qualcosa a qualsiasi cosa, a queste persone che comunque tu hai fermato nel corso. Fermare. Dico, mi dispiace perché la loro vita lì sicuramente è un inferno, però avrebbero potuto cercare qualche cosa di diverso, con più sacrificio o meno. Certo, premetto e chiudo qui la situazione, quando ti arriva il pensionato greco, perché noi per un certo periodo abbiamo fermato alcuni pensionati greci che venivano chiaramente dalla Grecia, dopo quella crisi che c'è stata economica, con la loro pensione non arrivavano da nessuna parte, quindi le grosse organizzazioni criminali li prendevano per andare a prendere questi carichi e per portarli poi, consegnarli in Italia. Queste persone da un certo lato li fanno anche pena, perché quando li fermavi, ecco, queste erano persone che quando li fermavi e gli dici sta portando qualcosa, loro dicevano sì, sta lì, quindi certo. Non dice perché lo fai, dice perché io con la mia pensione non riesco più a vivere, dice, non posso comprare una medicina, non c'ho soldi per mangiare, non c'ho, e quindi uno capisce. Cioè capisce relativamente, però queste persone non mi lasciavano indifferente. Certo. Un motivo in più per combattere, appunto, avete fatto, fate e continuerete a fare queste grosse organizzazioni. Assolutamente sì, questo va comunque sempre fatto, va fatto e non va mai mollato. Lo Stato non deve mai mollare la presa in questo caso, questo è. C'hai sette figli, Jay. Sì. Lo sai che adesso qui vai in prigione?